Con due autogru e l'aiuto dei sommozzatori è stato sollevato il battello affondato nel porto di Fano. Al suo rimessaggio in banchina seguono le indagini sulle cause del naufragio. Domani a Pesaro i funerali di Augusto Baronciani, l'imprenditore che ha scritto pagine importanti della storia industriale della provincia. Tubazione rotta in via Brigata Messina, Centinarola di Fano, strada allagata e disagi. ASET spiega, l'episodio è dovuto alla siccità. Sul posto i tecnici dell'azienda e i vigili del fuoco. Maltempo nelle Marche, decine di interventi dei pompieri per allagamenti e alberi caduti. Tutte le nuove infrastrutture delle Marche accessibili e consultabili sul cellulare, presentato oggi il portale Geomarche 2032 ideato dalla Regione. L'infiltrazione britannica di agenti sovietici in Italia è l'argomento del libro Operazione Etna, presentato sabato pomeriggio a Monte Maggiore di Colli al Metauro. Lunedì 22 luglio, buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia. Relitto del Nettuno che stazionava semiaffondato da poco meno di un anno al porto di Fano è stato prelevato oggi e accostato alla banchina in attesa di essere portato in secca. È stata un'operazione molto complessa che ha richiesto l'intervento di più mezzi e non poche professionalità. Molti i curiosi che hanno assistito a questo intervento, per il quale è stato necessario chiudere al traffico viale Adriatico. Sentiamo le interviste realizzate da Massimo Fughetti. L'aveva promesso e l'ha fatto. In poco più di un mese la nuova giunta ha prelevato il relitto dal porto, anzi lo sta prelevando, comunque l'ha sollevato dall'acqua, l'ha accostato alla banchina. Sindaco, una promessa mantenuta. Sì, una grandissima operazione che non era scontata e per la quale veramente noi abbiamo addirittura aperto il COC, quindi il centro operativo comunale, perché è un'operazione veramente straordinaria e per la quale abbiamo messo in campo tutti, e ringrazio tutte le forze dell'ordine, dalla Protezione Civile, la Capitaneria di Porto per la grande collaborazione. E ancora diciamo, il processo non è concluso, ma ho detto e ripeto che il decoro della città viene prima di tutto, quindi noi non potevamo permetterci di vedere nel nostro porto, nella nostra passeggiata, un relitto all'interno del porto. E in poco meno di un mese abbiamo messo in campo veramente una straordinaria operazione. E sono veramente oggi felice e mi auguro che vada tutto bene e che il relitto venga portato fuori dal porto della nostra città. Sindaco, continuerà l'attenzione della Giunta per quanto riguarda le necessità del porto, in modo particolare il dragaggio? Assolutamente sì, c'è il dragaggio, c'è addirittura un commissario straordinario che dovrei incontrare per tutto quello che riguarda la Marina dei Cesari, quindi questo è un primo tassello ma molto importante per far sì che il porto di Fano torni a crescere e che rinvigorisca. Dietro di me ci sono appunto le operazioni ancora in corso, abbiamo appena sollevato l'imbarcazione dal fondo, stiamo cercando di pompare via l'acqua per poi portarla in secco. Ci vorrà ancora del tempo, però le operazioni sono a buon punto. Finché le operazioni saranno in essere, la strada rimarrà chiusa, sia dal punto di vista carrabile che ciclopedonale, per garantire la sicurezza dei cittadini. Chiaro è che se le operazioni continueranno con questa celerità, speriamo, incrociando le dita, che finiremo prima del 25, cioè di giovedì, ma che già da domani sera si possa riaprire il traffico. Un grazie veramente ai tecnici dei lavori pubblici solo per aver messo a disposizione la propria competenza e la propria abnegazione al lavoro, perché hanno veramente lavorato in due settimane per addivenire a un progetto di fattibilità realizzabile. Poi abbiamo i gruisti di Sorcinelli che hanno con noi sposato il progetto, sono ancora all'opera dietro di me, abbiamo Carmar Sub di Ancona che sono i tecnici appunto subacquei che hanno permesso di passare le fasce, abbiamo la Marine Lift di Fano che chiaramente con noi ha collaborato e che utilizzerà il gommone per poi portare in secca il relitto, e chiaramente non da ultimo la Protezione Civile che ha coordinato tutte le operazioni di terra insieme alla Polizia Amministrativa e alla Polizia Municipale. Comandante Battista, il relitto ora rimane così, ancora accostato alla banchina, ma che sorte avrà?
Diciamo questa è una prima fase, in realtà il relitto è previsto dalle operazioni di rimozione, una rimessa in galleggiamento e un posizionamento temporaneo sullo scalo di Alaggio per le verifiche del caso e capire quali sono state appunto le cause che hanno determinato l'affondamento, nonché determinare appunto le condizioni reali dell'unità e quale sarà la destinazione d'uso futura. A tutta l'operazione contribuisce anche la Protezione Civile. Saverio, qual è il vostro compito? Noi siamo come sempre di supporto, il volontariato di supporto all'istituzione, quindi stamattina siamo qui con il camion gru, che è un meccanismo particolare per avvolgere e svolgere le panne di contenimento, qualora quando la tirano su sicuramente uscirà fuori ancora qualcosa, acqua sporca, ma forse anche olio, gasolio, e quindi queste panne di contenimento fanno in modo che tutto l'olio e gli idrocarburi non vadano verso il mare e poi vanno raccolte con delle panne particolari. Poi abbiamo delle pompe sia a scoppio sia elettriche qualora dovessero servire, un modulo per il lavaggio in pratica della barca se si scivola, tutto a bordo, tutto materiale che se serve c'è, è già sul posto, se non serve meglio così. Si terranno domani, martedì 23 luglio, alle ore 17 nella chiesa parrocchiale di Santa Maria del Porto a Pesaro, i funerali dell'imprenditore Augusto Baronciani per tutti i Cicco, deceduto all'età di 87 anni. Nel 1975 aveva fondato la Isopac, azienda specializzata nella progettazione e produzione di imballaggi, di cui oggi è amministratore delegato la figlia Alessandra, attuale presidente di Confindustria Pesaro Urbino. Cordoglio è stato espresso dal direttore provinciale di Confindustria Andrea Baroni e dai dipendenti dell'Associazione degli Industriali. Con la morte di Baronciani, hanno scritto in una nota, se ne va uno dei protagonisti assoluti della crescita e dello sviluppo economico della provincia. Lo ricordiamo per una persona sensibile, disponibile, lucida, determinata, che ha portato passione per il lavoro e attenzione per il territorio e le sue radici. Per il sindaco Biancani, Baronciani è stato un imprenditore che ha collaborato a scrivere la storia industriale della provincia. Un uomo aggiunto al primo cittadino la cui vita è stata scandita dalla forte passione per lo sport e i motori. Come pilota ha conquistato due titoli italiani in sella alla MV Agusta, poi insieme a Merloni ha dato il via all'importante storia del Leoncino e ha ricoperto la carica di presidente del Motoclub Benelli. Invece l'amministrazione comunale di Urbino esprime profondo cordoglio per la scomparsa dell'incisore artista urbinate Atos Sanchini. L'assessore alla cultura Lara Ottaviani gli ha dedicato un pensiero particolare. Ho un bellissimo ricordo di Sanchini, ha detto. Lo conoscevo da sempre grazie allo stretto legame di amicizia che il maestro aveva con la mia famiglia e in particolare con mio padre, con il quale ha insegnato per tanti anni al liceo artistico di Urbino e ha condiviso la grande passione per l'arte. Con Pacatezza ha partecipato ai confronti sull'arte urbinate, dando sempre un contributo costruttivo. Sono più di 100 gli interventi svolti nella giornata di oggi dai vigili del fuoco a causa del maltempo che ha interessato la Regione Marche. Le richieste sono state soprattutto per alberi o rami caduti sulla sede stradale, allagamenti di sottopassi e scantinati e recupero veicoli. Le province più colpite sono state quelle di Pesaro Urbino, Fermo e Ancona. Ora torniamo a parlare della rottura del tubo idrico che si è verificata ieri a Centinarola di Fano. Dopo il servizio che abbiamo pubblicato sulle nostre pagine social, oggi ripercorriamo quello che è successo, ma sentiamo anche la risposta arrivata da ASET sul guasto di questo acquedotto cittadino. Il servizio è stato curato da Filippo Pucci. Un bello spavento. Adesso per fortuna sono stati bravi, hanno risolto velocemente e via. Mattinata movimentata per alcuni residenti di via Brigata Messina nel quartiere di Centinarola a Fano. Ieri mattina, domenica 21 luglio, intorno alle ore 5, una tubatura dell'acqua è improvvisamente saltata dal sottosuolo, come mostrano queste immagini girate dai cittadini. Un grande allagamento, la via tutta inondata, di vicino la cantina allagata. E poi abbiamo chiamato i vigili e i carabinieri. E l'acqua che è fuoriuscita dal terreno era anche abbondante. Sì, per fortuna non avevo la macchina lì davanti, che sennò era affondata.
di solito parcheggio lì. Per me è andata bene, il vicino un po' meno, poi tutto avvicinato, scombussolato, perché sai, un fiume di acqua non è una cosa normale. Un vero e proprio getto d'acqua che ha allagato la via in poco tempo e ha creato non pochi danni ad alcuni abitanti, come l'allagamento di scantinati e garage, dove l'acqua ha rovinato del materiale da lavoro. La tanta acqua che si è riversata su via Brigata Messina non è riuscita a defluire nelle caditoie presenti. Si è allagato tutto, le caditoie sono anni e anni che al comune glielo diciamo che non funzionano, sono strutturalmente vecchie e hanno bisogno di essere rimodernate, però fanno finta di non sentirci. Oramai è 15 anni che glielo dico, ce ne sono due qui che non funzionano, qui era un lago, perché ogni volta che piove fa quelle bombe d'acqua e qui è sempre tutto allagato. Sul posto è intervenuta prontamente una squadra di 9 persone formata dagli uomini di ASET insieme a una ditta incaricata del territorio per sistemare il guasto. La prontezza dell'intervento ha fatto sì che il problema sia stato risolto nell'arco di 3 ore, ovvero intorno alle ore 8 del mattino. Il personale ha prontamente provveduto al taglio di una porzione di tubo, sostituendo la parte danneggiata, una condotta in ghisa grigia del diametro di 250 mm per una lunghezza totale di circa 3-4 metri. La rottura del tubo, si legge nella nota di ASET, è in tutta probabilità dipesa dalla siccità. La mancanza di piogge, prosegue il comunicato, fa sì che il terreno si presenti particolarmente secco, con conseguenti movimenti sotterranei che finiscono per incidere anche sull'integrità dei tubi dell'acquedotto. A Orciano di Terre Roveresche da mercoledì 24 luglio presenterà a servizio un nuovo medico di medicina generale. Si tratta di Antonio Dentale, per circa 30 anni in prima linea come medico del 118, inizialmente in Puglia e poi dal 2004 nelle Marche. Il sindaco Sebastianelli ha commentato: diamo il benvenuto al dottore che già esercita a Calcinelli e a Saltara e che ci ha fornito la disponibilità a gestire un ambulatorio anche a Terre Roveresche nei locali messi a disposizione dal comune di Piazza Garibaldi a Orciano, dove fino allo scorso anno riceveva i pazienti la dottoressa Landi. Il medico sarà presente tutti i mercoledì mattina dalle 9.30 alle ore 11, garantendo un presidio fisso settimanale molto importante che nel centro di Orciano mancava da circa un anno. La lista civica Fanesi Sindaco, che si è presentata alle ultime elezioni amministrative a sostegno del candidato sindaco Cristian Fanesi, cambia nome e diventa Fano Cresce. La decisione è stata presa dagli iscritti che si sono riuniti nei giorni scorsi. Il capogruppo in consiglio comunale sarà Ippolita Bonci del Bene. Cambiamo argomento, si chiama Geomarche 2032 ed è l'applicazione che consentirà di monitorare sul nostro cellulare gli interventi sulle infrastrutture nel territorio marchigiano. Ma sentiamo i particolari nel servizio che è stato curato da Marco Lonigro. Tutte le infrastrutture delle Marche accessibili e consultabili sul proprio smartphone. Questo sarà possibile grazie a Geomarche 2032, un'applicazione all'avanguardia predisposta dall'assessorato alle infrastrutture della Regione Marche, che ha l'obiettivo di abbattere i tempi burocratici per cittadini, professionisti, amministrazioni pubbliche e imprese. Grandi infrastrutture presuppongono anche la compartecipazione dell'opinione pubblica e la consapevolezza di quello che si sta realizzando nella nostra regione. La nostra è una regione che non è abituata a pensare alle infrastrutture e oggi che ci sono tante opportunità e ci saranno fra poco veramente tanti cantieri, è giusto che la comunità sia consapevole e partecipi attivamente insieme agli enti locali a questo processo di rinnovamento e anche di potenziamento del nostro territorio. Geomarche 2032 è uno strumento di informazione e di lavoro dove è possibile visionare le trasformazioni del territorio negli ultimi decenni, calcolare distanze, aree e pendenze, lavorando direttamente sulla mappa digitale e caricando sul portale qualsiasi informazione georeferenziata di cui si è in possesso. Si tratta di uno strumento di democrazia digitale e di grande trasparenza, ha detto l'assessore Baldelli.
oltre 1270 cantieri che possono essere monitorati, sia quelli realizzati direttamente dalla Regione che quelli realizzati dagli enti locali, province e comuni con partecipazione e contributo diretto della Regione, nonché altri interventi finanziati dalle grandi società di Stato, pensiamo a Ferrovie o ad ANAS. Il geoportale è disponibile in due versioni, una informativa a portata di tutti e per tutti i cittadini e una professionale per i professionisti addetti ai lavori. Vi si accede liberamente dal sito ufficiale della Regione Marche cercando nel settore infrastrutture. Oggi il nuovo strumento è stato presentato ai sindaci del territorio, ma anche a ingegneri, architetti, geometri e geologi iscritti agli ordini professionali delle Marche. Questo strumento di democrazia digitale è così avanti, ha così tante potenzialità che alcune altre regioni sono interessate ad acquisire la nostra esperienza proprio sul dato comunicativo, perché è uno strumento di grande trasparenza voluto dal Presidente Acquaroli e dall'Assessorato alle infrastrutture in un'epoca, quella digitale, in cui le informazioni, o meglio le fonti delle informazioni, non sono sempre attendibili o individuabili. In questo caso, entrando nel geoportale Marche 2032, che ha una versione informativa e una versione professionale comunque accessibile a tutti, ti permetterà di avere la certificazione della fonte dell'informazione, che è la Regione Marche. Il sindaco di Monbarozzo, Emanuele Petrucci, si dice soddisfatto per il bilancio ottenuto dalla settimana che ha visto il comune al centro dell'iniziativa del progetto cardine di Pesaro 2024, gastronomia e cultura a braccetto per mettere in risalto le caratteristiche di questo bellissimo piccolo borgo medievale. Servizio di Stefania Schiaroni. La scorsa settimana è stato Monbarozzo protagonista di 50x50 capitali al quadrato, il progetto pilota di Pesaro 2024 che vede i 50 comuni della provincia di Pesaro Urbino a turno capitali per una settimana durante quest'anno. Il programma dal titolo Monbarozzo, scienza, natura e tradizione è stato ricchissimo e ha offerto tante proposte per mettere in risalto il territorio. In primo piano la natura, col tema fondamentale l'inclusione, attraverso un mezzo ecosostenibile, la bicicletta. Chi ha visto tanti partecipanti durante le escursioni nella splendida cornice del luogo. Tante proposte interessanti e magiche come l'aperitivo e lavanda, il concerto jazz, il museo e laboratorio del ricamo, mostre di vario tipo e tanto altro realizzato in collaborazione con Confcommercio, Proloco e altre associazioni del posto. Ancora una volta l'entroterra marchigiano sorprende con incantevoli location e tradizioni da non perdersi. Sindaco, Monbarozzo questa settimana è stata protagonista di 50x50 capitali al quadrato. Il bilancio di questa settimana? Estremamente positivo. Mi permetto di ringraziare naturalmente il vice sindaco Vimini che ha fatto da collante su tutto questo percorso che vede anche i nostri borghi protagonisti nella provincia di Pesaro Urbino per quella che è la capitale culturale italiana, quindi anche Monbarozzo per questa settimana dal 14 al 21 di luglio che oggi si chiude. Si chiude con un bilancio estremamente positivo, che ha visto la coesione territoriale non solo delle associazioni e dei volontari del territorio, ma anche di tutta l'imprenditoria locale e non solo, perché tutti insieme siamo riusciti a dare una risposta a quello che era un obiettivo, far vedere Monbarozzo in tutto il suo splendore, in tutta la sua realtà, tirando fuori le tradizioni, in particolare la civiltà contadina e l'arte del ricamo, che sono state protagoniste in questa settimana, e metterle insieme intorno alla cultura. Quindi una cultura che fa da collante fra l'imprenditoria locale, fra il volontariato, fra l'amministrazione comunale e fra tutto quello che è il tessuto economico e sociale di un territorio che è così meraviglioso. L'obiettivo di Concommercio è quello di ottimizzare le proposte culturali e turistiche. Esattamente, e soprattutto con il progetto Itinerario della Bellezza, che è un progetto di valorizzazione turistico-culturale dei comuni, dei 25 comuni che ne fanno parte. Concommercio con questo progetto appunto intende ottimizzare la proposta turistica-culturale e ovviamente attrarre maggiormente i turisti in questi borghi che sono stupendi ma a volte magari poco conosciuti. Il settore adulti dell'Azione Cattolica della Diocesi di Fano Fossombrone Cagli-Pergola propone il consueto appuntamento estivo aperto a tutti e gratuito che quest'anno ha come titolo Chiostro tra cielo e terra. L'obiettivo è quello di offrire un appuntamento che stimoli la riflessione sugli aspetti profondi della vita cristiana. L'appuntamento è per mercoledì 24 luglio alle ore 21 in via Vitruvio a Fano. Si inizierà con una visita al chiostro dell'ex convento di Sant'Agostino e alla sala capitolare
insieme a Pier Giorgio Budassi, presidente dell'Archeo Club di Fano. Si proseguirà nel chiostro per una lettura e un approfondimento con Don Gianni Giacomelli, monaco camaldonese di Fonte Avellana. L'iniziativa sarà allietata dalla musica dal vivo a cura di Linda e i Brigadieri. Sabato scorso a Montemaggiore di Colli al Metauro è stato presentato il libro Operazione Etna sull'infiltrazione britannica degli agenti sovietici in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale. All'iniziativa erano presenti gli autori, la giornalista Nicoletta Maggi e lo storico venuto dall'Inghilterra Bernard O'Connor. Il servizio di Cristiana Guerra. 1944-2024. 80 anni dopo dal viaggio di Churchill nelle Marche, sabato scorso Montemaggiore di Colli al Metauro ha ospitato la presentazione del libro Operazione Etna. Un'interessante e coinvolgente panoramica già presentata al Salone Internazionale del Libro di Torino sulle attività dei servizi britannici e sovietici in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, grazie a documenti inediti recentemente resi noti dal Regno Unito. Presenti sul palco la giornalista Nicoletta Maggi, lo storico britannico Bernard O'Connor, molto famoso in Inghilterra, insegnante universitario ed autore di oltre 60 libri, e la moderatrice Marta Marchetti, direttrice del museo dedicato al Premier Winston Churchill, che tra il 24 e il 25 agosto del 1944 si trovava a Montemaggiore per controllare l'avanzata dell'ottava armata britannica, che si accingeva a sfondare la linea gotica. In Italia nessuno sapeva che c'era stato un accordo fra Stalin e Churchill per infiltrare degli agenti sovietici in Italia prima dell'armistizio, questa è la cosa importante, e gli italiani non sospettavano niente, addirittura nemmeno gli americani sapevano. Gli inglesi facevano di nascosto, avevano paura addirittura che gli americani potessero offendersi perché era una cosa top secret, e venivano addestrati in Scozia dagli inglesi. Partivano dall'Unione Sovietica e poi passavano per il Mar Artico e poi venivano addestrati ed infiltrati in Italia o col sottomarino, con i paracaduti o anche con delle piccole imbarcazioni, ma nessuno ancora in Italia era al corrente. E il governo britannico ha desecretato questi documenti di recente, soltanto da gennaio dell'anno scorso, quindi noi abbiamo subito pubblicato questi documenti. In più ho fatto delle ricerche in Italia, io, nella parte italiana, e tramite alcuni archivi storici, ad esempio sono riuscita, quello dell'esercito, ad avere gli interrogatori di questi agenti sovietici. Sono molto contento di essere venuto qua per gli 80 anni del passaggio del signor Churchill in Italia. Sono venuto perché sono stato invitato e sono molto contento perché sono qua per presentare un libro top secret che finora non si sapeva, degli accordi di Churchill e Stalin. Quindi in questa occorrenza particolare sono qua proprio a presentare questo libro a Montemaggiore. Oltre ad Operazione Etna, lei ha scritto proprio un libro dedicato a Montemaggiore. Quando sono stato invitato qui a Montemaggiore a presentare il libro Operazione Etna, ho pensato a un dono che potevo portare alla città di Montemaggiore. Così ho scritto questo libro con gli occhi, appunto, Montemaggiore con gli occhi degli alleati, e ho portato anche degli articoli di giornale anche di altri continenti da tantissimo tempo, e ho trovato una miriade di pagine che sono molto interessanti, che parlano di Montemaggiore. Così ho scritto il libro per donarlo qua alla città di Montemaggiore. Soddisfatta della serata, l'amministrazione comunale, che grazie alla collaborazione tra diversi enti è riuscita ad organizzare l'evento. Avere la possibilità di scoprire per primi questi che sono questi documenti inediti che sono stati desecretati sulla presenza di questo accordo che c'è stato tra la Russia e l'Inghilterra, no? Attraverso l'infiltrazione di agenti segreti, è sicuramente una notizia, è un evento sicuramente importante che dà lustro ancora una volta a Montemaggiore, e anzi devo ringraziare poi lo storico Berno che ha scritto un libro apposta su Montemaggiore e che poi ne parleremo successivamente. E fa capire quanto sia stato importante Montemaggiore nella storia della liberazione dell'Italia dal nazifascismo.
Sabato pomeriggio, grande festa a Pesaro per il matrimonio tra il campione di MotoGP Francesco Bagnaia e Domizia Castagnini. Il rito religioso si è svolto in Duomo ed è stato officiato da Don Mario Florio. Circa 250 gli invitati, tra cui alcuni VIP come Valentino Rossi e il cantante bolognese Cesare Cremonini. Presenti vari piloti come Franco Morbidelli, Marco Bezzecchi ed Enea Bastianini. Alla fine del rito in chiesa i due sposi sono stati accolti e salutati da una numerosa folla. La festa è poi proseguita a Villa Imperiale. Continuano gli appuntamenti con la compagnia GAF che porta in scena Chi s'accontenta God, scritta e diretta da Lucio e Fabrizio Signoretti. Questa sera alle 21.15 la compagnia sarà in piazza del Comune a Mondolfo, il 24 luglio invece al Parco Martiri di Bologna a Lucrezia, mentre giovedì sera all'Arena BCC a Treponti di Fano. Grande successo nel Comune di Vallefoglia per la 20ª edizione di Festa Fiesta Global, che si è confermata una manifestazione di grande richiamo per il pubblico di tutte le età. La partecipazione massiccia, hanno commentato il sindaco Chielli e il presidente dell'associazione Tribalex, ha superato ogni aspettativa con migliaia di visitatori che hanno affollato da giovedì a domenica il borgo di Montefabbri. Fiesta Global ha proposto anche quest'anno un ricco programma di attività, esibizioni artistiche, laboratori per bambini e stand gastronomici che hanno reso l'evento un punto di riferimento imperdibile per la comunità. Altro importante appuntamento che ha caratterizzato il fine settimana della città di Vallefoglia è stata la grande box femminile. A conquistare il titolo mediterraneo WBC è stata la campionessa Nadia Flani. Con questa notizia chiudiamo qua il nostro telegiornale. Tra poco, dopo le previsioni del tempo, andrà in onda un approfondimento sul 52esimo Festival Gallo d'Oro, il premio musicale in programma a Gallo di Petriano dal 25 al 27 luglio. Io vi ringrazio invece per aver seguito Occhio alla Notizia e vi do appuntamento a domani mattina con la rassegna stampa alle 7 in diretta condotta da Massimo Foghetti. Buona serata.